passaggio in mezzo per Albrezzon, l'apertura su Juanito Gomez, poi scaglia il cross in mezzo, Pieranovic non ci arriva, la palla che passa, attenzione alla conclusione in diagonale, il gol del vantaggio ha segnato per Toni Valina Verona, esattamente a 10 minuti dalla fine in Verona. Vince 1-0, gol di Berrettoni, gran destro, niente da fare per Berardi. Il Verona dunque al momento a 9 minuti dalla fine. Viene il passo delle migliori, 1-0, soddisfatto Mandorlini. Rivediamo il cross di Scaglia e Berrettoni che da poco si è spostato a destra al mostro di Juanito Gomez. È tempo di stoppare e di calciare prima dell'arrivo di Angela. 37 adesso sul cronometro. Gol pesantissimo quello di Berrettoni, mentre va a esultare sotto il settore dello stadio, riservati ai tifosi veronesi. Il suo allenatore stava già dando indicazioni a Juanito Gomez, chiedendogli di lavorare anche in copertura. La dedica al cielo di Berrettoni, autore di questo gol, che potrebbe essere veramente importantissimo per un Verona dunque che deve tenere questo risultato. Al momento va a registrare una vittoria come esattamente il Torino, il Pescara e il Sassuolo. Le prime quattro dunque continuano la loro corsa verso la Serie A, testa a testa, che si preannuncia veramente appassionante da qui alla fine. Raffaele, pallone in avanti, c'è la spinta di Angela, calcio di punizione che consente alla Verona di chiudere in avanti. Mandolini si aspetta solo il fischio finale da parte dell'arbitro Ciampi, vittoria importantissima del Verona, che sta per espugnare anche il Granillo. Il Verona veniva da tre sconfitte in trasferta, abbiamo perso il Verona contro la Nocerina, contro il Brescia e poi l'ultima contro il Crotone. Albrezzon da fuori, non trova la porta, ma siamo a 50 e 40 secondi. Attenzione all'arbitro che chiude qui il match, lo vince in Verona. Risultato di Mandorlini di tutta la panchina. Il Verona dunque continua la sua volata insieme a Torino, Pescara e Sassuolo. Il Verona vince 1-0. Decide Berrettoni al 37esimo di questa ripresa in classifica, dunque a 4 turni da termine. Conduce il Toro con 73 punti, il Pescara a 71, ma Verona e Sassuolo sono a 70 e hanno ancora un sacco di chance di andare in Serie A direttamente. La Regina invece si stacca dalla zona playoff. Ci ha provato oggi la Regina, ma alla fine i 3 punti vanno a Mandorlini. Ancora una volta Preda perde testa a testa con Mandorlini, come accaduto l'anno scorso nel playoff tra Verona e Salernitana. Su Vespotte ci fermiamo e poi torniamo per la chiusura. Eccoci con immagini dal Granillo, dal settore di curva riservati, i tifosi del Verona sono in 200 più o meno, sono arrivati a metà pomeriggio, si sono fatti sentire e adesso tornano a casa soddisfatti perché il Verona di Mandorlini ha espugnato il Granillo per 1-0. Una rete nel finale, quando mancavano 8 minuti al termine del match, una rete che tiene vive dunque le speranze di promozione diretta di questo Verona che si rifà, dunque torna al successo dopo che nelle ultime due partite aveva perso a Crotone per 3-1 e poi pareggiato in casa 0-0 con l'Empoli. Per la Regina se ne va con una zona abbastanza amareggiato, una Regina che ha provato in tutti i modi